Il consigliere regionale Marco Dolfin, capo dipartimento pesca per il partito Lega Liga Veneta in Veneto, ha depositato un nuovo progetto di legge per la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirolo con alternative in materiale sostenibile. La proposta di legge mira a ridurre l'impatto ambientale del settore e a proteggere l'ecosistema marino dell'Alto Adriatico, soffocato dalle plastiche con un'emergenza in continua crescita. La battaglia contro le microplastiche passa anche dalla sostituzione dei contenitori in polistirolo facilmente frantumabili e disperdibili, molto inquinanti, con altri contenitori con un minore impatto ambientale, riciclabili e riutilizzabili. Un passo verso un reale cambiamento, verso la riduzione del carico di plastiche che minaccia l'ecosistema marino. Dolfin si augura che il progetto di legge venga rapidamente approvato. Abbiamo parlato in più occasioni della possibilità di ridurre l'utilizzo delle classiche cassette in polistirolo, che hanno il costo di un vuoto a perdere per i produttori, con altre in plastiche riutilizzabili. Sappiamo che in molti mercati ittici in giro per l'Italia si è già provveduto in autonomia a sostituire il polistirolo con tali cassette igienizzabili e riutilizzabili e sappiamo che una tra le aziende produttrici è venuta più volte a Chioggia, uno tra i mercati ittici più grandi in Italia, per presentare il proprio prodotto. Uno dei titolari ci aveva ricordato che si possono utilizzare i fondi FEAMPA per il loro acquisto. Le cassette di polistirolo le vediamo vagare tra i canali, volare e frantumarsi in caso di vento, incastrate e a pezzi tra i massi della diga, raccoglibili a volte solo con la sessola. Ci rendiamo conto dell'inquinamento che provocano nell'ambiente, per cui ben venga la proposta di legge, ma l'adozione di un materiale più sostenibile sarebbe auspicabile al di là che la proposta diventi legge e quindi un obbligo. Basterebbe una maggior consapevolezza a tutti i livelli per rendersi conto che la sostituzione del polistirolo è l'unica alternativa possibile.